Il procuratore Mario Spagnolo lancia l'allarme sulla carenza di organici nella procura di Cosenza. In città il contenzioso giudiziario è altissimo. Le perplessità dei sindacati sulla gestione dei fondi comunitari, la replica delle regioni "seguiamo le regole" aiuteranno lo sviluppo. Il sindaco di Rende, Marcello Manna, traccia ai nostri microfoni il bilancio di un anno di attività tra l'impasto di giunte e procedure per la città unica. Dopo 8 anni riapre al traffico la strada interrotta a causa di una frana nel 2008, dopo 2 gare d'appalto e 3 milioni di euro, frazioni non più isolate. Esordio con il botto per De Angelis, che sbanca Taranto, la prima sulla panchina del Cosenza è più che lusinghiera. Buonasera dalla redazione del TGTN. Dunque, il procuratore di Cosenza Mario Spagnolo questa mattina ha incontrato la stampa per fare il punto sulle attività in corso e denunciare ancora una volta la forte carenza di organico. Alla procura di Cosenza mancano 6 sostituti su 12 e solo nel prossimo novembre arriveranno degli uditori giudiziari. Inoltre manca anche il 30% del personale amministrativo, lo dice il procuratore Mario Spagnolo nel corso del suo incontro di fine anno con la stampa. La procura di Cosenza era fino a poco tempo fa un'isola felice, nel senso che era una procura d'organico completo. Poi, per fatto fisiologico, quanto sta avvenendo in Italia a livello di struttura giudiziaria si è ripercosso anche su Cosenza. Noi siamo al 50% e saremo al 50% per quasi tutto il 2017. Tutto questo naturalmente condiziona il lavoro da svolgere, eppure si va avanti e per il 2017 si punterà molto sulla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, sulle indagini che riguardano la pubblica amministrazione, sui reati per illecito arricchimento e sul fenomeno della microcriminalità molto diffusa. C'è da dire che la procura distrettuale nel corso degli anni ha realizzato una serie di operazioni importanti che hanno sostanzialmente eliminato la criminalità tradizionale. Tutto questo fa sì che siamo in presenza di una realtà caratterizzata da una criminalità liquida, che ogni giorno si inventa i reati che finiscono per condizionare la sicurezza dei cittadini. Secondo Spagnolo, a Cosenza si vende droga ad ogni angolo di strada e si registra il ritorno dell'eroina, che ha portato a 2 morti per overdose negli ultimi tempi. Spagnolo ha anche sottolineato che ci sono un numero impressionante di contenziosi nel settore della sanità, segno distintivo di una società avanzata, ha detto il procuratore, che poi ha lanciato un appello. Dai cittadini mi auguro maggiore collaborazione, che si traduca nella consapevolezza che qui si cerca di tutelare i diritti del cittadino e si cerca di far sì che altri adempiano ai propri doveri. Dopo una requisitoria durata 3 giorni, il PM Marisa Manzini ha chiesto pene per un totale di 220 anni di reclusione nei confronti degli imputati nel processo denominato Black Money contro i presunti capi e affiliati alla potente cosca Mancuso di Limbadi. Il processo è in corso nell'aula bunker del Tribunale di Vibo. Il 7 gennaio le arringhe dei difensori degli imputati. Processo Black Money, l'accusa chiede pene per quasi 220 anni di reclusione. Alla sbarra 21 persone ritenute affiliate alla cosca Mancuso di Limbadi. La requisitoria del pubblico ministero Marisa Manzini è durata 3 giorni. Il PM, attuale procuratore aggiunto di Cosenza, ma applicata per questo processo alla DDA di Catanzaro, dopo aver tratteggiato la genesi della cosca Mancuso, la cui esistenza è stata già riconosciuta da altre sentenze definitive, si è soffermata sull'operatività del clan e sulle condotte delittuose. Agli imputati vengono contestati a vario titolo i reati di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, usura, danneggiamenti, estorsione e detenzione illegale di armi. Il PM Manzini ha sottolineato che la cosca Mancuso è rimasta attiva anche dopo la sentenza definitiva del processo Dynasty Affari di Famiglia del 2008, che certificò per la prima volta in via giudiziaria l'esistenza del clan, i cui vertici furono decapitati nell'ottobre del 2003 con un blitz della squadra mobile di Vibo e della DDA nell'ambito di un'inchiesta coordinata proprio dalla Manzini.
Al termine della lunga requisitoria, dunque, le richieste di condanna che vanno da un minimo di 2 anni e 6 mesi ad un massimo di 29 anni. La condanna più alta, 29 anni, è stata chiesta per Giovanni Mancuso, mentre per Agostino Papaianni sono stati chiesti 28 anni e 6 mesi e 27 anni per Antonio Mancuso. Richiesta di assoluzione invece per un solo imputato, Federico Buccafusca. Il 7 gennaio prossimo si tornerà in aula per le arringhe dei difensori degli imputati. Si è tenuta nella prefettura di Cosenza una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto Gianfranco Tomà. Hanno preso parte il procuratore della Repubblica Mario Spagnolo, il sindaco Mario Chiuto e i vertici delle forze dell'ordine e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, la pianificazione delle misure di vigilanza e controllo del territorio in vista dei programmati eventi di fine anno. Nel corso della riunione sono stati previsti specifici dispositivi di sicurezza e di controllo ed è stato deciso di innalzare i livelli di sicurezza e di rafforzare le misure, in particolare per la notte del 31 dicembre in occasione del programmato concerto in piazza Bilotti a Cosenza, interventi che sono stati decisi pure in assenza di specifica allerta per il territorio cosentino, ma necessari in relazione alla situazione generale che richiede la massima attenzione. Il 2017 sarà un anno importante per la gestione dei fondi comunitari, una scommessa su cui la Regione ha puntato sin dall'inizio e che comincia a vedere i primi risultati. Dopo mesi spesi ad organizzare il sistema di programmazione e gestione a livello procedurale, in cui la Calabria era molto indietro, si entra adesso nella fase operativa. A confermarlo il direttore generale del Dipartimento Fondi Comunitari, Paolo Praticò, che assicura: abbiamo fatto un lavoro di base, abbiamo già pubblicato numerosi bandi, ora inizia anche la fase della spesa. Marisa Fallico, sentiamo. I fondi comunitari, grande opportunità per la Calabria, sfruttata poco e male in passato, tant'è che fior di milioni sono tornati indietro, per la mancanza di una visione complessiva degli interventi su cui calibrare le misure, per i ritardi nell'attuazione, complice anche una burocrazia lenta e paludata. Solo ieri i sindacati confederali, nel chiedere per il 2017 al governo Oliverio una svolta decisiva, hanno indicato in una efficace programmazione, velocizzazione delle pratiche, uso ottimale delle risorse europee, uno dei passaggi cruciali, richiami a cui il direttore generale del Dipartimento Fondi Comunitari Paolo Praticò risponde così. L'amministrazione ha fatto la riforma anche dell'amministrazione interna, c'è cioè un piano di rafforzamento amministrativo, sono state rispettate le condizionalità, è stata perfezionata la designazione delle autorità, cioè noi abbiamo fatto tutto quello che la Commissione ci chiedeva di fare per rafforzare l'apparato di gestione, per sistemare tutte le procedure di gestione. Oltre a questo sono partiti nuovi bandi. Il primo bando per le imprese già ha i destinatari, ha avuto conclusa la graduatoria ai primi di dicembre, per cui già nel mese prossimo le imprese avranno le risorse. Nell'ultimo mese sono stati pubblicati 4 bandi per i comuni. Abbiamo pubblicato un bando per l'edilizia scolastica, un bando per la raccolta differenziata, un bando per il sistema portuale, un bando per l'efficientamento della pubblica illuminazione nei comuni. Il lavoro sui bandi è in progress, è continuo, perché nelle prossime settimane ne usciranno altri, per cui ormai il programma sta partendo. È chiaro che poi c'è un tempo, ed è il tempo che ci vuole affinché i bandi, quindi le misure avviate, diventino risorse e opere sul territorio. Nel 2017 si vedrà anche. Tutto questo porterà anche alla spesa. La macchina in moto, ecco, questo le posso dire. E c'è una notizia attesa dai lavoratori in mobilità in deroga, perché il Dipartimento Sviluppo Economico Lavoro della Regione comunica che con appositi decreti ha autorizzato l'INPS a derogare agli aventi diritto le mensilità sino al 31 dicembre del 2014 per i primi 3 mesi del 2015. Complessivamente, si legge una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale, i provvedimenti adottati interessano circa 5.000 beneficiari, i quali sono stati già tutti liquidati dall'INPS. Bilancio di un anno di attività per il sindaco di Rende Marcello Manna, che ai nostri microfoni parla del rimpasto di giunte e delle procedure per la città unica. Attilio Sabato. Giorni caldi a Rende, il rimpasto è addirittura d'arrivo, la nomina di nuovi assessori è questione di ore, di giorni o di mesi? No, inizio dell'anno, nuovo corso, con una giunta che verrà
modificata e soprattutto con un programma che è quello iniziale, ma che oggi vede anche alcune scadenze immediate in questi primi 6 mesi che dovranno essere scadenze rispettate e quindi obiettivi da raggiungere. Diciamo una giunta più politica. Giunta politica, anche se io questo termine non mi ci riesco. Però i partiti ci sono. Sì, non mi riesco a ritrovare su questo tema, perché anche quello che è stato fatto finora ha un atteggiamento marcatamente politico. Certo, c'è il tecnico che ha dato il supporto importante per il raggiungimento, però devo dire sì, avrà anche una caratterizzazione un po' più politica. Più centrodestra o più centrosinistra? No, noi da questo punto di vista non riesco a collocare, perché rivendico una giunta che è caratterizzata dal civismo, soprattutto dal civismo. Poi ci sono tutte le forze politiche che si sono appoggiate e si sono affiancate a questa idea di civismo e di cambiamento che coinvolge i cittadini. Sullo sfondo rimane sempre la costruzione del progetto della città unica o no? O è fallito? Bisognerà accelerare sulla costruzione della città unica. Vediamo cosa concretamente si può fare entro brevissimo per eventualmente modificare le consultazioni delle città, dei cittadini e delle città in modo singolo, e subito dopo si andrà oltre. Da questo punto di vista c'è grande sintonia con tutti i sindaci interessati alla costituzione della città unica. E da Vibo invece il sindaco Elio Costa ha revocato l'incarico all'avvocato Loredana De Marco, l'incarico di assessore comunale alla De Marco dal giugno 2015, ricopriva l'incarico di assessore al personale e agli affari generali. Le due deleghe sono state trasferite all'attuale vice sindaco Raimondo Bellantoni. Il sindaco ha motivato la revoca del suo assessore con la richiesta in tal senso pervenutagli dal capogruppo in consiglio comunale della lista Liberali per Vibo, Claudia Sarlo, la quale ha prospettato al primo cittadino la necessità di una turnazione nello svolgimento dell'incarico di assessore al personale. Ci spostiamo adesso a San Vincenzo La Costa, nel Cosentino, dove la strada interessata da una frana ritorna percorribile. Ci sono voluti 8 anni e 3 milioni di euro. Il taglio del nastro, atteso 8 anni, riapre al traffico la strada provinciale Montalto Uffugo San Vincenzo La Costa. La frana si era verificata sul finire del 2008. Il dissesto idrogeologico di fatto ha isolato alcune frazioni e creato notevoli disagi. Oggi, dopo 2 gare d'appalto e 3 milioni di euro, l'arteria stradale torna praticabile. Siamo riusciti in un'impresa a dir poco e titanica, perché erano 8 anni che il paese di San Sisto era completamente bloccato. Basti pensare a tutto il commercio che si era bloccato, i disagi per gli studenti, per i ragazzi, per i lavoratori, perché non potevano passare con la strada che abbiamo ricavato, non potevano passare pullman. È un paese bello come San Sisto, era tagliato completamente fuori da qualunque forma di realtà. Quindi è una grande soddisfazione per noi riaprire questa strada. Questa è un'opera importante, perché tutto il territorio ha sofferto di questa frattura stradale, e visti anche i rapporti che ci sono anche di commercio che c'erano tra Montalto e di servizio tra Montalto e San Vincenzo La Costa, credo che sia veramente un'opera meritoria. Ce ne sono voluti 9 anni, oggi è aperto, una grande realtà, quindi è sviluppo pure per questa zona. L'AIDA, l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha deciso di mettere una taglia da 10.000 euro in favore di quanti contribuiranno all'identificazione e alla denuncia dei responsabili della morte di un gatto dilaniato dallo scoppio di alcuni petardi. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi a Tortora, nel Cosentino. Sentiamo.
Il responsabile di questo orrore ancora non è stato identificato. Le foto del gattino ucciso in modo barbaro a Tortora, centro del Tirreno cosentino, suscitano rabbia e sdegno. Un atto di crudeltà senza precedenti. Il gattino è stato dilaniato dallo scoppio dei petardi. Quando è stato rinvenuto in una strada del centro storico di Tortora, presentava evidenti bruciature su tutto il dorso e aveva un petardo infilato in bocca. Oggi l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha deciso di mettere una taglia di 10.000 euro in favore di quanti contribuiranno all'identificazione e alla denuncia dei responsabili della morte del povero gattino. Dopo la vicenda di Angelo, il cane torturato e ucciso a Sangineto, questo è il secondo caso che si verifica in pochi mesi in provincia di Cosenza. Animali seviziati e strucidati senza pietà, atti criminali che spesso purtroppo rimangono impuniti. L'AIDA e le altre associazioni animaliste continuano a chiedere l'inasprimento delle pene nei confronti di chi provoca la morte con l'aggravante della crudeltà di un qualsiasi essere vivente, umano o animale. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Tragico incidente stradale questa mattina sulla statale 18 nel Cosentino. Un uomo ha perso la vita allo scontro tra un autocarro e un'auto nel comune di Cetraro. Sul posto polizia stradale ANAS per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si è costituito ai carabinieri un giovane di 26 anni a Cetraro, sarebbe lui il responsabile del ferimento di un 22enne sul lungomare della città tirrenica nella notte tra il 27 e il 28 dicembre. L'accoltellamento sarebbe scaturito dopo una lite tra i due per motivi personali. La vittima trasportata nell'ospedale di Cosenza non è in pericolo di vita. Ha accoltellato un uomo all'interno del bar per futili motivi. Un 31enne di Roggiano Gravina nel Cosentino è stato arrestato dai carabinieri di San Marco Argentano. La vittima, un 41enne, non è grave. I carabinieri di Torano Castello nel Cosentino hanno arrestato un uomo di 50 anni di Petilia Policastro per danneggiamento. I militari hanno eseguito un provvedimento del Tribunale di Lecco nel febbraio del 2012. I carabinieri hanno inoltre denunciato a Luzzi un 42enne del luogo e un 55enne cosentino per lesioni personali e minacce. Due imprenditori sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Crotone con l'accusa di bancarotta fraudolenta. L'indagine che ha portato alle denunce riguarda il fallimento nel 2013 di una società del settore turistico alberghiero. Sarà lo Stato italiano ad occuparsi delle protesi del giovane migrante che ha perso l'uso delle gambe dopo le violenze subite durante la traversata in mare. Oggi Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili che sta seguendo il caso, lancia un appello al Presidente del Consiglio e al Ministro Minniti. Sentiamo. Franco Corbelli, c'è questa storia che è una storia davvero triste di un migrante che è stato costretto all'amputazione degli arti. Lo Stato italiano farà sì che lui possa avere delle protesi. A che punto si è? Intanto stanno andando avanti le cure, ci sono anche non solo le gambe amputate ma anche le mani che ho potuto vedere martedì quando sono andato a trovare, che devono essere curate per cercare, se Dio vuole, almeno di salvare quelle. La situazione in questo momento è questa da un punto di vista medico e clinico, ma c'è l'esigenza di avere accanto questo ragazzo almeno un familiare, almeno uno dei cinque fratelli che vivono in Costa d'Avorio. Ecco perché io ho in contatto con Padre Benedetto, che è quello della comunità, responsabile della comunità di Decollatura, che sta seguendo questo ragazzo, sono in contatto con lui, dicevo, per far arrivare in Italia questo fratello. Ecco, questa è la cosa al momento, io credo la cosa più importante da fare. Io ho dato un piccolo contributo, ho dato 500 euro martedì, ebbene si è potuto esaudire un primo desiderio di Aruna, di questo giovane immigrante del Burkina di 18 anni, ha potuto comprare un tablet per poter rimanere in contatto con il fratello e con gli altri amici che sono rimasti nel suo paese. Adesso io mi rivolgo al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Interni, Gentiloni e Minniti. Venite a far visita a questo ragazzo, fate sentire la presenza dello Stato. È importante in questo momento che il nostro Paese è sotto minaccia di ritorsione terroristica per quello che è accaduto a Sesto San Giovanni. Ecco, la vostra presenza sarebbe un segnale di pace, di distensione importante per capire che i migranti non sono dei terroristi ma sono dei fratelli poveri e sfortunati che noi cerchiamo e aiutiamo ogni giorno.
E siamo allo sport, parliamo di calcio, esordio con il botto per De Angelis che sbanca Taranto, sconfitte per Regina e Vibonese, un punto per il Catanzaro, sentiamo. Chiude l'anno in bellezza e Cosenza, successo esterno a Taranto, quinta posizione riagguantata e forse idee più chiare sul futuro. I lupi rispondono alla chiamata di Stefano De Angelis, mettono in campo attenzione e determinazione, approfittando dei punti deboli di un avversario falcidiato dagli infortuni, soprattutto nel reparto difensivo. Con Mungo e Cavallaro in campo al primo minuto, il Cosenza parte bene, crea grattacapi alla formazione di Prosperi che costruisce un'occasione nitida con Bollino, prima di cedere agli ospiti, che con un'azione insistita vanno al tiro tre volte con Statella, Cavallaro e Caccetta. Panbianchi, disteso a terra, ci mette un braccio, vanificando la rete di Mungo, ma concedendo la possibilità a Statella di segnare il suo gol numero 9 dal dischetto e al Cosenza di giocare in superiorità numerica per il resto della gara. Partita in discesa e Cosenza deciso a chiuderla subito. Gambino fa le prove generali del raddoppio colpendo di testa al centro dell'area. Poi, qualche minuto più tardi, si destreggia bene tra gli avversari e batte a rete in caduta, superando per la seconda volta Mauro Antonio. Taranto in difficoltà e lupi sul velluto. Gambino sfiora il tris al termine del primo tempo, ma questa volta trova pronto l'estremo difensore pugliese. Nella ripresa, un'altra sortita per di casa, vicino al gol con Bob, fermato sul più bello da Pedina. E poi la staffetta in attacco tra Gambino e Baclè, con la rete immediata del francese, bravo a tuffarsi in aria, per trasformare l'assi di Danna nel 3-0 che chiusi i giochi. Nel finale ancora Statella protagonista, lanciato a rete ma ipnotizzato da Mauro Antonio, ad un passo dal quarto gol della doppia cifra personale. Il Cosenza dice addio al 2016 e riparte da Taranto con il Matera nel mirino. Lo spettacolo, il Teatro Rendano di Cosenza ha ospitato una serata di gala dedicata alla musica lirica e all'operetta. L'associazione culturale Polimnia, nell'ottica di valorizzare la cultura musicale prevalentemente operistica e il patrimonio culturale e artistico della città di Cosenza, ha organizzato nella suggestiva cornice del Teatro Rendano una serata di gala tra lirica, operetta e melodie napoletane. È il primo appuntamento per raccogliere i fondi per il restauro di questo sipario storico 1901, patrimonio artistico della città, uno dei beni più importanti della città, e quindi l'associazione ha chiesto l'autorizzazione e quindi il patrocinio dell'amministrazione comunale proprio per poter restaurare questo sipario. Naturalmente verrà fatto tutto secondo le normative, quindi d'accordo con la soprintendenza, e questo stasera è il primo di questi appuntamenti. È un'atmosfera particolare, un viaggio tra Vienna, Napoli e Parigi, con la regia di Vincenzo Crisostomi Travaglini. È stato un appuntamento unico, capace di offrire al pubblico uno spettacolo che ha messo in risalto la ricchezza dei talenti calabresi insieme ad affermati artisti di fama internazionale. Uno spettacolo che con brani tratti da opere, melodie del melodramma, romanze, ballate e serenate ha ricreato un filo conduttore coinvolgente ed originale. Una fusione tra il teatro di tradizione e la rinomata scuola austro-danubiana, con inserimenti così come d'uso alla corte viennese a cavallo tra 800 e 900, di musiche tratte da lavori celebri come il Pipistrello e la Vedova Allegra. Vi lascio adesso alla nostra copertina di chiusura, che è dedicata al concerto di Natale promosso dall'associazione musicale Cantica, che si è tenuto ieri al Thieri di Cosenza, l'iniziativa per la raccolta fondi destinata al progetto Opotopidix Onlus. L'evento sarà replicato il 4 gennaio nell'auditorium di Frascineto. Buona serata, buon proseguimento.